tanta guagna per tutti, ragazzi. Qui sono quelli pagati. E oggi, ragazzi, vi portiamo qui sul canale di Guagna un video sulle migliori texture pack di Minecraft. Ebbene sì, ragazzi, faremo appunto una top 5 delle migliori texture pack. Ci tenevamo a ringraziare Guagna per averci dato questa opportunità. Bene, ragazzi, senza prolungarci troppo, iniziamo. In quinta posizione troviamo la texture pack Dandelion. Come vedete, il menu principale varia da quello di default. I tasti sono fatti rusticamente, cioè come in legno, e a mio parere è molto bello. Il mondo, a mio parere, sembra quello di Adventure Time, un celebre cartone che a me piace molto. Ora non so se voi lo conoscete, ma credo che tutti lo conoscono, è un cartone troppo bello. Come vedete, ragazzi, l'acqua è ben riprodotta e ha varie sfumature che vanno da bioma a bioma. Anche gli animali sono ben fatti, anche se non cambiano molto. Le armi e gli attrezzi, come vedete, sono molto pixellosi e il Nether, come vedete, è molto bello, a parte che la lava non è che sia questo granché. In quarta posizione troviamo la Strange Workshop. Questa texture si caratterizza dal menu con tasti colorati e di color oro con delle varie incisioni sopra. La linea dei server è mostrata con una batteria del cellulare. Il mondo è ben riprodotto e non si nota praticamente che le foglie degli alberi sono composte da più blocchi, ma si nota che sono fatte, sembrano un tutt'uno. Qui possiamo notare il Nether e questa volta la Netherrack è viola, anche se non ne capisco il motivo, perché non è che mi piaccia tanto. In terza posizione troviamo Life. I tasti sembrano in ferro, il mondo è ben riprodotto e gli attrezzi, come vedete, non sono molto pixellosi. E come vedete anche l'erba è ben fatta. Anche l'acqua, davvero molto bella, sembra quella di una piscina. Come vedete, qua siamo sul bioma, quello innevato. E come vedete, la neve è identica a quella della realtà. We'll be right back.
Il Nether, come vedete, sembra proprio un vero e proprio inferno, anche se la Netherrack non è che cambi molto da quella di default. Come vedete qua la Glowstone sembra una polvere d'oro. In seconda posizione, ragazzi, c'è la Ovos Rustic Redemption. Il menu si presenta con un aspetto medievale con i tasti fatti di pietra. L'erba è molto realistica, come gli animali, e l'acqua. Gli attrezzi, al contrario delle texture precedenti, non sono tanto pixellosi, ma luccicano a seconda della luce. Allora, l'albero fungo, secondo noi, è abbastanza carino perché proprio si nota i pallini rossi e i pallini bianchi. Il Nether è caratterizzato da la lava, che non è che sia fatta molto bene, ma invece secondo noi la Netherrack è molto alternativa. E i pigmen sono fatti abbastanza bene. La Soul Sand sembra tipo delle facce tristi messe insieme, guardate qui. Ma la Glowstone è abbastanza simile a quella lì della default. In prima posizione, ragazzi, troviamo la Texture Equanimity. Il menu è quasi uguale a quello dell'originale, ma ha un tocco che lo rende molto più bello. I materiali, ragazzi, come vedete, vengono ben riprodotti, come altrettanto gli animali. I minerali, come vedete qua, come il carbone, vengono rappresentati con dei pallini. Qua possiamo scorgere la luna e qua questa bellissima acqua. La lava, ragazzi, non ci ha fatto molto impazzire perché più che lava, ragazzi, sembra magma. E qua possiamo vedere anche questo pollo che viene sterminato. I creeper sembrano tipo lucertole, molto tristi. E come vedete qua l'alba, che è molto bella. E qua intanto possiamo vedere anche la luna che se ne va via. Ma l'alba, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Il Nether non è che cambi molto. Bene, ragazzi, il video si conclude qui. Ringraziamo Guagna per averci pubblicato il video. In descrizione trovate anche il download delle mappe che ho racchiuso in un'unica cartella. Passate anche dal nostro canale che troverete in descrizione ed iscrivetevi a quello di Guagna se non lo siete già. Niente, noi vi salutiamo. Qui da quelli valgasi è tutto. Bella.